palla per Vardy. Vardy in fondo mette dentro Kanté, buon sinistro, lo finta, poi Daoud lascia il pallone a Zielinski. Zielinski 3-3, pazzesco, all'83. Ruleta, va via, magia, e tocco sotto, sono 20, 20 gol in 16 giornate di campionato per questo marziano con 9 sulle spalle. Palla intanto per Aturei al centro proprio Pellegrini, la palla è corta per Golovin, manita, 5-0, segna con una certa continuità ultimamente il russo. Zerkan apre su Basic, palla interna ancora, Basic si gira in area, calcia e fa 2-1. Porta Golovin, arriva Diop, è andato dentro Diop, in mezzo Ben Yedder, Diop la porta, poi la scava, Ben Yedder! Ancora! Il suo 22esimo gol in Ligue 1 è quello del 2-2! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera, il numero 7. Ora, non so se sia più clamoroso il fatto che il riassunto dello scorso episodio non è stato poi così negativo, nel senso che è stato un episodio ricco, felice, da record nel caso di Ben Yedder, oppure non so se sia più clamoroso il fatto che il secondo episodio in una settimana, non era mai successo dalla partenza di questa serie, che vi piace talmente tanto che ho deciso di raddoppiare almeno per questa settimana gli episodi, anche per farmi preventivamente perdonare. Perché vi dico questo? Perché come sempre leggo i vostri commenti, avete votato tutti no per la modalità competitiva, infatti andiamo subito su impostazioni a toglierla, così come avete votato anche, ve l'avevo chiesto, per le 3 o 4 partite e mi avete consigliato di farne 4, anche perché in molti non vedono l'ora della seconda stagione, se continuiamo così non ci arriviamo in Champions, però in molti non vedono l'ora di vedere la Champions, dico non ci arriviamo pur essendo in miglioramento perché siamo quarti, quindi teoricamente non si potrebbe arrivare. Proviamola a togliere la modalità competitiva, vediamo un po' come ci troviamo. Vi dico la verità, ho letto un po' di commenti che non mi hanno convinto al riguardo. Leggendo alcune cose mi sono quasi convinto che fosse un pochino più semplice senza modalità competitiva. In realtà poi, adesso lo capiremo sul campo, io non voglio una cosa più semplice ma semplicemente più realistica, e quindi adesso vedremo anche giocando. Per quanto riguarda però il totale, in moltissimi, se non tutti, appunto mi avete detto di togliere la modalità competitiva, quindi io vi do retta, vediamo un po' come va in questo episodio. Episodio particolare, vi dicevo, rispetto alle vostre votazioni, perché pur avendo votato 4 partite, ancora oggi ne giocheremo soltanto 3, ma oggi semplicemente per questioni di tempo per registrare, che è pochissimo, quindi voglio farvi uscire il video in tempo e ne faccio 3, chiudendo dunque il mese di dicembre, giochiamo l'ultima sfida del 2020 contro il Nimes, poi successivamente a gennaio apriremo con la gara di ritorno contro il Bordeaux e quella di ritorno contro il Lorient. Non giocheremo contro lo Stade Reims, che affronteremo nel prossimo episodio, attendendo a breve, mi auguro, anche il sorteggio della Coppa di Francia. Prima di partire, come sempre, vi devo ricordare un paio di cose importanti. Stavolta proprio importantissimo, prima di Instagram, il like, l'iscrizione e tutto quanto, c'è il mio sito di maglie. Perché vi dico questo? Perché oggi, che è venerdì ed è valido per il weekend, è Black Friday e quindi ci sono dei saldi particolari. Vi lascio in descrizione, nel primo commento, i saldi esempio che il sito vi offre, ricordandovi ovviamente che avete già un super sconto del 15% con il codice Fede tutto minuscolo. Link in descrizione per l'appunto nel primo commento. Poi, naturalmente, vi ricordo, non meno importante del sito
di maglie, di lasciare un like perché è molto importante. Tu in questo momento, prima di andare avanti con il video, lascia like perché poi ti dimentichi, molto semplicemente. Quindi supporta la serie che ti piace, però fammelo vedere anche con un bel like, così come l'iscrizione, la campanellina che va attivata per non perderti nessun contenuto in uscita sul canale. E poi, se non lo fai già, seguimi anche su Instagram per restare sempre in contatto con me al 110%. Intanto vi dico una cosa prima di partire: come leggete, rischiamo di perdere in scadenza Jovetic, e qui vi voglio nei commenti, perché la situazione è la seguente, ve l'ho sempre spiegata. Ho visto e vedo tuttora in partenza Kevin Folland, perché appunto la prima riserva che mi viene in mente è Jovetic, e poi Pellegri, che voglio far crescere. Però le cose potrebbero anche cambiare, perché se Jovetic partisse ci rimarrebbero Folland e per l'appunto Pellegri, o comunque solo Pellegri, che a quel punto può crescere tranquillamente. Fatemi sapere se conviene rinnovare il contratto di Jovetic, però a quel punto si spendono soldi in più, oppure perderlo, è vero a zero, ma comunque perderlo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Poi ovviamente andiamo a rifiutare la Grecia, che ci interessa il giusto, e andiamo in campo per la prima gara di questo episodio in modalità competitiva. No, buonasera dallo Stade de la Costière e benvenuti alla 19esima giornata di Ligue 1. Il Nîmes ospita il nostro Monaco nella sfida che potrebbe segnare un cambio radicale, almeno del modo di giocare di questa carriera. Lo ribadiamo ulteriormente, non fa mai male, perché abbiamo tolto la modalità competitiva, quindi vi farò sapere come sentirò appunto il match, la partita, che ovviamente è da vincere perché l'avversario non è impossibile da affrontare, ma noi dobbiamo tenere altissima la concentrazione, perché sappiamo che in campionato quest'anno abbiamo steccato alcune partite tipo questa. Ha toccato il pallone Roua, è cominciata Nîmes Monaco. Kubas riesce a saltare l'uomo, a tornare da Roua, prova ad attaccarlo Badiashil. Partenza aggressiva della Nîmes con Kubas, va dentro Roua, il tocco invece per Barro, che era lì vicino, Jelson addirittura a proteggere il pallone che diventa preda di Lecomte. È una partenza effettivamente molto più da FIFA 20, per capirci, quella della Nîmes rispetto alla modalità competitiva. Giocano, comunque sia giocano, in modo un po' più scolastico ma orientato ad andare in verticale, come noi adesso con Capitan Ben Yedder, che vuole Golovin. Si riavvicina il 9 che va dentro, taglia Martins, taglia anche Sidibé, il tocco non è un granché però. Torna da Fabregas, Golovin alza verso Ben Yedder, stop di petto e destro! Che si abbassa ma non abbastanza, primo vero squillo del capitano. E ci vorrebbe un gol così di Ben Yedder. Ha segnato in tutti i modi, del resto. Palla in profondità a cercare lo scatto di Berro. Sterza, poi il suggerimento per Affomba. L'ingresso in area. Roua con il sinistro. Imbucata perfetta questa. Abbiamo seguito bene noi, ma imbucata perfetta. E il 25 porta avanti il Nîmes al 23esimo. 1-0. E quindi Fomba torna in verticale da Benro, che apre, ma si ribe a letto. Meglio Sidibé che Aguilar su quella corsia, almeno dal punto di vista difensivo. Ora Jelson, vicino Ben Yedder, ma dovrebbe andare dentro. Dentro arriva ancora Onyekuru, secondo palo e colpo di testa sul fondo. Ha colpito male Henry. Fabregas, si stanno aprendo a centrocampo. Golovin, tocca con la punta per Ben Yedder. Vuole la sterzata, poi l'imbucata che non passa ma la palla gli torna. Sidibé, torna da Ben Yedder, Fabregas, si muove Golovin, si muove Ben Yedder, ce l'ha sul mancino, calcia lo stesso, Rainé. Fomba, Badiashil perfetto questa volta, Disasi, anzi, pardon, Sidibé, ma non è finita, Eliasson, Roua, si gira, poi Berro su Badiashil, vediamo se usciamo. Fabregas, sta partendo Jelson senza palla, visto e lanciato, molto campo per Jelson, che può accendere il motorino, arriva in mezzo il capitano, Jelson fino in fondo, poi dentro per Ben Yedder che manca l'appuntamento, col gol dell'1-1, a porta vuota, e non è giornata, evidentemente non è giornata. Ancora Berro, lo spazio adesso è di più, ma Maripan però glielo cancella, e il Monaco può ripartire, soprattutto Ben Yedder può partire, il tocco è per lui, sterza! Senza guardare il difensore che lo rincorre, ma è veloce Ben Yedder che poi va in porta, l'ha presa Rainé, la palla è lì e salva in qualche modo l'André. Oggi non vuole entrare il pallone. Sempre lì il Monaco, forza ragazzi, venti abbondanti. Parte Jelson per Folland, Rainé, non è finita, sempre Jelson all'indietro. Folland se la sposta sul mancino, lo finta, può provarlo, eccolo Rainé.
Occasione doppia anche per il 31. Poi Diop, su Onyekuru, però partono in pochi adesso. Onyekuru vuole dargli vai con Folland, che deve tenere di fisico, allargare perché sta partendo Sidibé dalla parte opposta. In mezzo Gelson, prende posizione anche Folland, Sidibé si mette in proprio, prende il fondo. Poi al centro Gelson sul difensore, c'è Folland, Rainé! Non è vero, perché non entra? Fofana perfetto, via il contropiede con Fofana che può mandare Onyekuru. Uno contro tutti di Onyekuru. Al centro arriva anche Folland, sterza bene il 7. Folland taglia, palla perfetta per Folland. Sinistro Rainé! No, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona, perché Onyekuru poi non riesce neanche nel tap-in. Benro, Kubas, ancora Badiashile. Difesa comunque oggi bene e meglio delle altre volte. Si riparte con Onyekuru che punta ancora l'Andrei. In mezzo sta arrivando Folland, Onyekuru aspetta, sterza, crossa, ma la palla neanche arriva dentro l'area. Altri 10 secondi, Diop dentro per Folland, vuole la magia, prova a girarsi in un fazzoletto, ma Martinez cancella i sogni di gloria. La partita in teoria è finita, e in pratica anche. Finisce 1-0 per il Nimes. La prendiamo per partita sfortunata questa, dai. Possiamo pensare che sia stata una partita semplicemente sfortunata. E non voglio pensare a qualcosa di più maligno. Però è incredibile come non abbiamo trovato neanche un gol. Sai, se la perdo 2-1 lo accetto. Se la perdo 1-0 faccio fatica. Però questo signore qua ha fatto i miracoli. E può anche capitare che tu faccia la partita della vita. Chiudiamo male il 2020, ma lo chiudiamo nel modo forse che riassume i nostri primi 6 mesi. Tutto fumo e niente arrosto per certi versi. Tante occasioni sciupate e dietro qualcosa da rivedere. Voltiamo pagina e pensiamo in grande per il nuovo anno, ma sistemando quelle cose lì. E allora consigli per il calciomercato ve li ricordo, perché lo faremo nel prossimo episodio.